venerdì al Castello Re e anche alla stazione Matteo. Sì, diciamo che siamo partiti con l'evento del castello, quindi uno show di videomapping 3D in esclusiva nazionale, dove abbiamo voluto esordire proprio a Salerno dopo diverse esperienze un po' in tutto il mondo e scegliendo appunto il Castello Arechi, quindi l'emblema della città di Salerno. Contemporaneamente, quasi per un felice scherzo del destino, la stessa sera del 27 alla stazione marittima c'è questo intervento del premio Charlot per l'anteprima, per cui ci siamo coordinati per intervenire anche lì con un intervento di grafica interattiva e che sarà, credo e spero, una piacevolissima sorpresa per tutti coloro che potranno esserci. Ci vuol dire chi siete, ci presenti l'azienda? Allora, noi siamo un gruppo di architetti e ingegneri, tutti salernitani tranne uno, che è armeno, molto in gamba, e che sarà, credo e spero, una piacevolissima sorpresa per tutti coloro che, potranno esserci. Ci vuol dire chi siete, ci presenti l'azienda? Allora, noi siamo un gruppo di architetti e ingegneri, tutti salernitani tranne uno, che è armeno, molto in gamba, e ci stiamo sperimentando in particolare nel campo dell'architettura 3D. Quindi diciamo che il nostro principale obiettivo è stato quello di trasformare elementi come pareti, soffitti, pareti, soffitti e pavimenti in scenografie dinamiche. E, diciamo, questo nel mondo, almeno fino all'esperienza di oggi, è stato molto apprezzato. Adesso noi vogliamo portare tutta questa esperienza in Italia e quindi partire principalmente da Salerno. Lavorano un po' in tutto il mondo. Siamo partiti lavorando negli Emirati Arabi, nello specifico Dubai, Abu Dhabi, per poi spostarci nei paesi del Golfo come Arabia Saudita, Kuwait e Giordania. E quindi vogliamo portare questa tecnica un attimino in Italia e soprattutto nella nostra città di Salerno per creare, come dire, delle sinergie soprattutto con i partner che hanno aderito a questo tipo di iniziativa e creare un attimino, diciamo, delle emozioni, perché tutto quello che noi facciamo è una tecnica, ma questa tecnica è legata comunque ad un'emozione. Se noi riusciamo, come dire, a far sentire alle persone che guardano le nostre opere la nostra stessa emozione, creiamo quella che un attimino è la comunicazione più importante per noi, e questo è un po' l'obiettivo di questa serata, di questo doppiamento. Noi ci consideriamo una squadra cacciatrici di emozioni e come non potevamo far emozionare il pubblico non prendendo il Castello Arechi, una location sicuramente unica al mondo ed emblema di Salerno. Lì faremo il nostro videomapping. Sarà un videomapping interattivo per tutta la parte interna del castello e inoltre ci sarà una parte dove i nostri ospiti potranno interagire con essa, con i pavimenti interattivi, per cui si crea uno scenario effettivamente magico a 360 gradi. Di solito il videomapping ha un inizio ed una fine, dura 4-5 minuti massimo, perché le pareti, le strutture del castello si trasformano in tutto ciò che vogliamo. Questa volta vogliamo superare noi stessi, faremo un videomapping itinerante. Ci sarà un inizio, ma non ci sarà la fine, o meglio, la fine la decideremo noi, per cui avremo ore e ore di videomapping per tutta la serata e gli invitati parteciperanno al videomapping stesso, per cui penso che sia una cosa unica al mondo. Noi abbiamo uno slogan nella nostra azienda che io un sogno, effettivamente da salernitani, dal nostro DNA salernitano, finalmente ci siamo riusciti e quindi siamo arrivati ad esporre il nostro lavoro fatto sicuramente di tanta fantasia, ma anche di tanto coraggio, di tanti no che abbiamo preso durante gli anni, di tante cose, fino a quando siamo arrivati finalmente ad arrivare al Castello Arechi. E per noi sarà un onore. Grazie. Sì, stava sempre lì. Sì.